E bella a tutti ragazzi, qui Wolf e Jacopo Mini. E ritorno su Battlefield Bad Company 2, dove penso vi ricorderete c'era stato un grandissimo video. L'abbiamo caricato? Sì, sì. Bello. Quello che ci abbiamo messo 40 anni a caricarlo. Ottimo. No, a editarlo. Ottimo. Vai. Sì, lasciate stare, perché Bad Company 2 sulla mia play sta un po' impazzendo, cioè... Ogni tanto arriva un messaggio a caso. Oh, ma qua tutto sta impazzendo, ragazzi. Allora, i microfoni non si sa perché, anche se non c'è nessun microfono collegato al computer e quello interno è disattivato in impostazioni, non si sa perché il computer registra dell'audio. Ma secondo me vabbè, attivato. Anche perché poi, ragazzi, voi non lo sapete, ma questo l'abbiamo registrato per la seconda volta. No, questa qua è la terza. No, la seconda. È la terza. Quello ti ricordi? Allora, ragazzi, la prima volta l'abbiamo fatto che non era venuto l'audio. La seconda non era andato bene, la terza abbiamo fatto convinti che andasse tutto bene, invece non ha registrato l'audio. Non è andata bene. Vabbè, ragazzi, lasciamo stare. Scusatemi ragazzi, mi sono dimenticato di cambiare le ottiche. Ah, dimenticavo, la terza in cui credevamo che fosse andato tutto bene e invece poi alla fine non ha registrato l'audio è questa qua. Ci portiamo avanti. Ci portiamo già avanti per il futuro, sappiamo già che dovremo farlo un'altra volta. Vediamo. No, nel frattempo Camtasia sembra registrare. Ragazzi, viva Camtasia. Viva l'HDPR cinese. Cosa c'è? Mitica HDPR cinese che tutti voi che conosciate. E viva la nostra prof di inglese che oggi sta spiegandoci come si pronuncia biscuits e per scriverlo ha scritto la vagna una parola che sembrava biscuits e noi abbiamo capito. No, adesso morto. Biscuits era due gatti. No, biscuits panzetti. Biscuits. Ma Vistas, quindi due gatti. Come mai ogni volta che facciamo live suona il telefono? Sì, vabbè, come al solito. Tanto non tocca a noi rispondere. Beh, almeno teoricamente, poi non lo so. Wolf, ma dai, butta l'occhio nelle impostazioni del gioco. Sì, ma io però poi quando raccogli ripulisci lo che è stato per terra. Oh, comunque ragazzi, sto usando quest'arma qua che è il VSS Sniper Area Speciale. So anche parlare russo. Ottimo. Che adesso è un fucile di precisione abbastanza interessante, ma ve lo mostro, vi faccio vedere perché. Jacopo Mino sa già perché è speciale, però non lo devi dire, lo scoprirete tra poco, se incontro un nemico. Ragazzi, a breve facciamo dei video, allora inizieremo la serie degli aerei in cui faremo vedere quanto sono bravo a guidare, soprattutto ad accendere. Ecco, come aspetta, come avete capito, questo qua è un fucile da cecchino automatico. È un'invenzione assurda, è una figata della Madonna. Guardate. Poi soprattutto al silenziatore. È bellissimo perché può cecchinare senza che altri. Vabbè, tutti i fucili da cecchino hanno il silenziatore. No, qua no. Boh, vabbè. Poi soltanto quello lì poi c'è un altro cecchino, vabbè, giustamente io sono morto. È fighissimo perché puoi cecchinare anche due persone contemporaneamente. Tieni premuto, è automatico. Ah, adesso qua cambiamo arma. La M416 che nel coso che si deve fare il camper, lasciamo stare, che nel video che avevamo registrato con quest'arma qua avevo fatto una serie assurda, cioè tipo 10 uccisioni di fila. Li prendevo tutti da dietro, non pensate male. Ma basta che non rifai lo stesso errore che io una volta stavo giocando a Call of Duty con un amico, il Call of Duty 1, e praticamente non avendo niente a fare di meglio ci siamo messi a sparare. Ma chi era? A sparare. Ma no! Ti è passato su. Non è giusto. Voglio la vendetta. Ci siamo messi a sparare addosso un nostro amico, il nostro stesso compagno, naturalmente fuoco amico non valeva, quindi non avevo ricevuto nessun danno. In compenso abbiamo finito tutte le munizioni e ci siamo ritrovati medico di colpo. Misteri e la vita, ragazzi. Poi siamo stati bannati perché abbiamo scritto fucking chat, ma vabbè, cose normali. Perché in Black Ops sono cose normali, perché in Black Ops 2 se scrivi una parolaccia in chat tutti quanti si incazzano, no? Perché tu giochi a Black Ops 2 con un amico ogni tanto. A noi piace soprattutto la PPSH. PPSH, la mitica mitraglietta tedesca. Ma la PPSH non è. Ma quella lì è la mitragliatrice russa della seconda guerra mondiale di World War. Mi piace troppo. Ma no, è di World War, è della seconda guerra mondiale. E Black Ops 2 non è della seconda guerra mondiale. Non ho mai detto il 2, ho detto l'1.
Ma e loro c'era un'arma che se non sbaglio la PPSA, che era la mia preferita. Ma non potevi usarla in multiplayer? Sì? No. Ah no? No. E come abbiamo fatto ad usarla? Boh, si vede che mio amico mi ha fatto uno scherzo e ha fatto un single player coi bot. No, in single player mi ricordo che c'è una missione, perché io giustamente la campagna del primo Black Ops l'ho giocata 20.000 volte. Comunque a me piace molto di più l'uno che il 2, ragazzi. No, ma il 2 è stato mi sa il COD che ho giocato con cui ho giocato di più. Mi è veramente piaciuta di una maniera. Intanto, ragazzi, vi racconto la storia di un mio compagno che praticamente in classe mi ha chiesto: posso fumare? Io ho detto sì sì, fai pure. Lui mi ha guardato male e poi ha detto: ma guarda che non sto parlando con te, dicevo la sigaretta. Cose simili, no? Avete capito, no, il livello dei nostri compagni. Ecco. Ah, intanto vi leggo l'ultima relazione che ci ha commissionato il prof di fisica. Vabbè. Una settimana fa, allora. Relazione: formula varie ipotesi riguardanti il perché i banchi di fronte alla cattedra sono sempre vuoti, mentre gli alunni si nascondono dietro la colonna o in genere negli ultimi banchi nel laboratorio di fisica. Allora, qua abbiamo una serie di ipotesi che ho scritto e ho pure ricevuto un più per averla scritta e averla fatta bene. Ha detto che poi la migliore la prendevamo in classe, ma alla fine l'abbiamo fatto. Allora, leggiamo l'ipotesi, che tanto ci abbiamo uno sbatti qua. Poi vi racconto che il prof ci ha fatti stare tutti in piedi nelle prossime lezioni perché a causa di una di queste ipotesi. Allora, infatti i miei compagni mi hanno ammazzato di botto. Come i banchi sono di fronte alla lavagna rimangono vuoti perché in realtà sono occupati dai compagni che sono a casa o dai nostri amici immaginari. E già questo mi fa chiedere, ma Jacopo mi è normale? No, è che noi fumiamo tanti cannoni. Cioè, quando arriviamo in classe sarà la mattina e si è un po' stanchi e non si ragiona bene. Ma non solo la mattina. I banchi di fronte alla lavagna sono vuoti per colpa dei politici. E questo è indiscutibile, cioè nessuno può metterlo in dubbio. Dani Berlusconi. Che sì, ragazzi, è caduto. È caduto dalle scale. No, l'hanno fatto decadere. Dove? Perché ecco. Ah, ma l'hanno fatto cadere dalle scale? Io pensavo fossi caduto da solo. No, ragazzi, che sta qua è. No, ma non lo. No, perché ragazzi, come sapete, mentre noi stiamo registrando il video, perché giustamente noi siamo ritardati. Berlusconi caduto. Google Chrome ti adoro. Anche se preferisco Mozilla Firefox. Berlusconi decaduto. Ah, perché de? Cioè è caduto dopo de. No, non è caduto dopo, l'hanno. Ah, ho capito il titolo. Berlusconi è decaduto, ma non è affatto caduto. Cioè, non è caduto alle scale. No, è caduto dal governo. Ah, ma potevi spiegarlo subito. Scusa, tu leggi Berlusconi è caduto e pensi. Cioè, vabbè. Comunque, ragazzi, come sapete, secondo Berlusconi è morta la democrazia. E ha ragione, perché ragazzi, dai, in unità, dai, lui è l'italiano vero, quello che ha sempre pagato le tangenti. Ha sempre pagato i giudici. Oh, piano con gli insulti, Tu sei il primo che insulta. Allora, i branchi di fronte alla lavagna sono vuoti perché il partito nazista ha vietato l'utilizzo degli stessi. Allora, in questo video riceveremo 300.000 dislike da tutti i berlusconiani e da tutti quelli fan del partito nazista. Quindi possiamo già aspettarci. I banchi sono vuoti perché sono buggati. Banchi sono vuoti per colpa di una falla in Matrix. Banchi sono vuoti perché le sedie stanno antipatiche agli alunni. Adesso capite perché si è stati in piedi durante le lezioni dopo. I banchi sono vuoti perché sono in lutto. I banchi sono vuoti ma perché non si sa, no, giustamente non si sa perché sono in lutto. Sono in lutto di Brian, il cane dei Griffin, che è morto. Ma è morto. È morto, l'hanno fatto morire una settimana fa. Hanno detto che è stato investito da un autista o qualcosa. Ma io mi. No, ma. L'hanno sostituito, giuro. Boh, io era rimasto che lo sostituivano, ma poi. No, è morto e l'hanno sostituito con un nuovo cane, povero Brian. RIP 1999-2013. Saluti Brian. I banchi sono vuoti perché sono in sciopero. I banchi sono vuoti perché gli alunni sono stati rubati. Non so se voi l'avete mai sentita, questa qui l'abbiamo presa dalla corda del tempo. C'è praticamente un termometro a corda, poi mi mettiamo un'immagine se riusciamo nel video.
andiamo a vedere cosa ci dice il nostro termometro. Termometro a corda. Vediamo un po'. Vediamo il termometro a corda. Ma che dov'era? Allora, termometro a corda. Corda secca, bel tempo. Corda rigida, freddo. Corda invisibile, nebbia o bere meno. Corda mossa, vento. Senza corda ce l'hanno rubata. Quindi direi che più completo di così. Oh, fa tutto lui, Ah, ma è di un'enciclopedia. Ah. Termometro a corda, ecco da dove che mi pareva. Non enciclopedia, ragazzi. Sito migliore che ci possa essere. Vediamo un po'. Ecco qua. Pagina termometro a corda. Vediamo un po' come funziona sto termometro, che non l'ho mai sentito perché probabilmente in Lombardia non si usa, ma io sono sicuro che nei laboratori di chimica professionali lo usano sicuramente. Sì, perché ragazzi, per chi non avesse capito, noi siamo lombardi, anche se nessuno di noi è in accordo con Bossi. Questo articolo tratta di grande scienza. Nulla può ormai può ostacolare armata la conoscenza, conquista tutto il mondo, sapere è vicino. Sottomettiti alla nostra intelligenza superiore, credi ciecamente ciò che è scritto qua sotto. E poi qua c'è un'immagine un po', vabbè, un po' ipnotica. A volte le soluzioni più semplici sono anche le migliori. Saggezza popolare su termometro a corda. È la mia completa e incondizionata approvazione. Capitano ovvio su termometro a corda. Ovvio. Ammettiamolo, il termometro a corda è semplicemente un'idea geniale. È infatti una soluzione semplice, per quanto ancora troppo conosciuto e ingiustamente sottovalutato, con tanti altri colpi di genio, quali il cono gelato a motore e il flauto a percussione. È infatti una soluzione semplice ed intuitiva per il monitoraggio non solo della temperatura in un luogo, ma anche del tasso di umidità della situazione meteorologica. Inoltre fornisce anche dati interessanti sulle condizioni di salute di chi se ne serve. È uno strumento accessibile a tutti, senza distinzioni economiche, sociali, di sesso, di età o di potenza neurale. Addirittura non è necessario acquistarlo, al momento che costruirne uno è facilissimo, economicissimo e rapidissimo. Mio cugino, perché è scritto con 2C? Perché quello di Diego le storie tiene. Quattrenne, pur dotato solo di un acconto strumento da fai da te, ha avviato la produzione in massa di questo tipo di oggetti. Con uno straordinario successo di mercato, realizzare un termometro a corda richiede molto meno tempo che andarne a comprare uno di qualsiasi altro tipo. È un costo decisamente più contenuto, dato il presupposto che il tempo e denaro, si deduce che la costruzione del termometro a corda, facendo risparmiare sia tempo sia denaro, vi permetterà di arricchirvi e di vivere più a lungo, ed è ecosostenibile al 100%. Ok, va bene. Mio cugino, questi individui erano ancora in pieno possesso delle loro facoltà mentali, prima di leggere questo articolo, non fare come loro, c'è ancora in tempo per cambiare sito. Mio cugino una volta ha sputato in faccia uno e quello è morto. Me l'ha detto mio cugino, un amico, sulla perdita della virginità di sua sorella. Ah, suo cugino ha detto che sua sorella, vabbè, questa voglio sapere. Mi ha detto mio cugino che una volta è stato con una che poi gli ha scritto sullo specchio benvenuto nell'AIDS. E io le storie tese. Mi ha detto mio cugino che una volta in discoteca ha conosciuto una tipa che poi non si ricorda più niente e alla fine si è svegliato in un fosso tutto bagnato che gli mancava un rene. E le storie tese. Oh, la variante femminile! Queste foto qua poi, viso di porcellana, snella, seno e fondoschiena quanto bastano. Prendimento in calore, questo dovrebbe essere, secondo l'iconografia classica, aspetto a fantomatica mia cugina. Si può dire che, insomma, direi che è interessante. Questa immagine qua direi che sì, insomma, ce ne sono di migliori, però non dispiace. Ah, ecco dov'è che è anche usata per fidanzata. Ma chissà cosa ne pensano su un'enciclopedia. Conoscendoli non mi fiderei tanto. È in atto una cospirazione, molte persone risultano indignate da codesto articolo, si sono dimostrate brutali, colleranti e leggermente stronze. Ma noi, uniti sotto il segno e il nomino sentenzioso, armati col nostro amore per l'enciclopedia, manderemo una nuova crociata e puniremo tutti quegli sporchi infedeli. 112. Ma vabbè. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia, quant'ella altrui saluta, invece è una maiala risaputa. Dante Alighieri della vita nuova. Le fidanzate avevano e tuttora hanno a loro parte un'arma micidiale, la figa. Ma cos'è?
un'arma che utilizzano con maestria sia per attirare gli sventurati, stupidi, arrapati uomini, sia per sottometterli al loro volere. Facendo leva sugli istinti animali che pervadono i maschi, sulla sempreverde formula magica, non te la do fino a quando non avremo una relazione seria, forse neanche dopo, ogni fidanzata è riuscita a prendere il controllo di almeno un esemplare maschio. Le più esperte, zoccole, anche due, addirittura tre esemplari. I comandamenti a fidanzate. I primi 10 comandamenti, perché poi ce ne sono altri. 1. Io sono una donna, Dio tua, non avrai altra fidanzata di fuori di me. Pronuncia in vano le parole ti amo finché non mi sono stancata. Ricordati di santificare le mie feste, onora mio padre e mia madre, non uccidermi la salute con la partita della sera, molto meglio andare al cinema dai miei, a cena dai miei. Non commettere adulterio, se non te la do io nessun'altra può farlo. Non rubarmi tempo, non dire falsa testimonianza, non desiderare donna ad altri, altrimenti sono volatili per niente dolci. Cazzi, per niente dolci. Non desiderare a roba ad altri. Cos'è roba? Ah, figa. Secondo te. Perché mettendo il mouse su roba, improvvisamente è uscito il link. A cui si aggiungono: sabato è il giorno dedicato al culto alla mia persona, non puoi uscire con gli amici se non hai prima il mio consenso, tre quarti di giornata devi passarli a mandarmi sms. Ricorda, quando pensi a un'altra ragazza anche per un anno secondo io lo vengo a sapere. Questo no, non è possibile. Teoricamente non è possibile. Teoricamente. Anche perché se no io sarei proprio una... Vabbè. Evoluzione e regressione della fidanzata. Una fidanzata può essere soggetta a due delle mutazioni, un po' come un virus o come Berlusconi dopo l'ennesima plastica. Ragazzi, no, aspetta, fammi più vedere dove che siamo arrivati. Si butta l'occhio su dove, 17, dove siamo arrivati. 12, ok. Stiamo registrando l'audio, controllare sempre. Quindi le principali siamo... trasformazioni sono due. Comunque, ragazzi, aspetta, siamo tornati sul passo bianco. Quale mappa era? Quella del nostro mitico video. E torniamo sempre qua. Passo 1, moglie. Lo stadio finale è fidanzata, la sua forma perfetta. Una volta assunta questa forma, prende totale controllo di un uomo riducendolo in schiavitù per l'eternità. Utilizzando un anello del comando che viene infilato al dito anulare, sinistro e potere schiavo. Del povero schiavo, solo dopo aver proferito avvennata formula magica finché morte non ci separi. Mio Dio. Quindi teoricamente per liberarsi basta uccidere la fidanzata. Eh sì. Ex ragazza, questo stadio si verifica solo nel caso in cui la fidanzata trova un esemplare maschio più promettente di quello attuale e solo dopo aver sfruttato al massimo il maschio di turno. Nella maggior parte dei casi quello stadio è la liberazione per l'uomo. Ne per approfondire l'argomento vedi ex ragazza. Poi vediamo altro. Cose che le fidanzate non vogliono sentirsi dire. In fin dei conti c'è una ragazza come tante altre. Oppure, Ciccina, sei ingrassata, questa l'ho provata. Ieri ho visto quella mia amica che stava con me alle elementari. Certo, si è fatta proprio una bella ragazza, ha le tette più grandi le tue, sai? Questa qui mi sa che non la vuol sentire davvero. Questa qua non è consigliabile da dire. Beh, sicuramente consigliabile da dire. Non puoi immaginare cosa mi è successo ieri. Ho conosciuto una ragazza simpaticissima, ecco. Questo vestito non ti sta molto bene. Amore, ti sono spuntati due brufoli al posto di capezzoli. Questa. Amore, per stasera, solo per stasera vorrei uscire con i miei amici. Mi hanno dato per disperso. E poi niente, ha detto che non si sente ancora sicuro il nostro rapporto, che deve pensarci bene, che poi stasera solo per un po'. È il gatto che sta parlando. Il gatto che parla al pesce. Sì, c'è qualcosa che non va. Non farti ingannare dal bel aspetto dai segni turgidi. Comprati un cane, ti conviene. Ma non ti dice niente questo qua, questa bella immagine qua. Questa qua l'abbiamo vista anche alle medie, quando ho fatto il regalo, ti ricordi? Ragazzi, non vi dico cosa c'è nell'immagine che... Forse non fare diozzino, lei ti tiene d'occhio. Questa immagine qua salviamo. Non si sa mai. Donna con pistola.jpg. La salviamo, dentro a cartella YouTube. Noi naturalmente vi diciamo tutti i nostri percorsi, così se rubate il computer e vi serve un file, sapete già dove trovarlo. Mi sembra giusto. Immagini 400px donna con pistola.jpg. Questa comunque qui. Ragazzi, adesso sono passato il mitico M60 o maiali se preferite, non vi dico perché si chiama così. Classica situazione in caso in cui tu abbia una fidanzata.
Allora, vediamo il grafico. Amore, ho appena visto una tipa identica a te, ma grassa. Oh, ti è sembrata attraente? Da qui inizia il grafico. Che è peggio di una relazione di fisica di quelle che facciamo all'ITIS. Allora, ti è sembrata attraente? Possibile risposta? Sì. Possibile risposta? No. Meglio no. Ti è sembrata attraente? Sì. Allora ti piacciono le palle di lardo? No, allora non ti piaccio. No. Che ma... Non sarebbe stata male se magra come te. Provi a salvarti così. Allora se ingrassassi non ti piacerai più. Non ci vedo di uscita. Addio tesoro, ti ho sempre amata e amato. Vabbè, questa immagine qui era... Oh, intanto si è aperta la pagina. No, figa. Dai. Aspetta, Vietato ai minori di 14 anni su un'enciclopedia. Quindi bambini, o vi fate una carta d'identità falsa e lo leggete, perché poi se lo fate lo dico alla mamma. Perché? Perché tua madre non vuole. questa pagina qui la saltiamo, perché ci sono le biblioteche musicali, la convenzione, curiosità, trombare a gnocca, leggenda metropolitana, vabbè. La birra? No. Allora, guarda, ma che cavolo? Ah, dona la figa anche tu. Un piccolo gesto può fare grande vita. Donare figa è semplicemente importante. Avis. Una pubblicità al progresso dell'Avis. Associazione di... Non continuiamo oltre. C'è anche il numero di telefono, guarda. Se qualcuno fosse via. Consigliamo di assaggiare l'umido, la figa ristorante cucina mediterranea. Sono veramente quelli di non ciclopedia sono un po'. Si può anche bere! Qua c'è la bottiglia di birra qua. Ah no! Ecco dove era! Il videogioco che tutti i ragazzi vogliono per PlayStation 2 a 07. Ma esiste davvero? Ah, figa 2007. Oh, ma sta immagine qua, la figa anche tu. Quelli non ci colpevano, sono fatti veramente. Guarda, sei identico a quelli dell'Avis. È photoshoppato di brutto, Però sembra proprio quello dell'Avis. C'è anche l'O. C'è il numero di telefono, ragazzi. Ok. Boh, basta l'enciclopedia. Leggiamo Berlusconi che è caduto. Lo strappo largo in te. Ed è caduto, ma anche caduto? E questa è la domanda del giorno dopo il voto del Senato che ha fatto decadere da senatore Silvio Berlusconi. La risposta è no. Silvio Berlusconi è decaduto, ma non è caduto politicamente. Ecco perché. Oh, sembra un ragionamento complicato. Come vi ho spiegato fino da ieri su formiche.net. La cazzo che sito. Il notista politico di un lungo corso, Francesco D'Amato, di leader politici extraparlamentari, Italia ne ha già molti, Beppe Grillo e Matteo Renzi in primis. Quindi si può fare politica e come? Stanno anche fuori al Parlamento, forse si ha maggiore libertà di azione e pensiero. Non solo, siamo sicuri che nei prossimi ulteriori travagli giudiziari Berlusconi è rimasto incinta. Non possono indurre ex o freddi berlusconiani a concedere nuova linfa elettorale resumata a Forza Italiana berlusconiana? È quello che ad esempio si sono chiesti i politici e tecnici e calibro di Giuliano Cazzola, e Pietro Ichino. Tutta benzina utile per una macchina elettorale forzista e mite europea. Ah boh, la mia macchina si è ingolfata. Vabbè. Ragazzi, sì, avete capito bene. Jacopo non capisce niente di politica. Vabbè. Cosa? Guarda, adesso noi andiamo qua e facciamo politica e vi spiego tutto, vi leggo quello che c'è scritto sulla politica riguardo a sul sito, tipo sito a caso, tipo non ci più e vediamo, io vi leggo quello che dicono e vi traduco in parole poveri, perché la politica si sa è complicata e non tutti possono capirla come te. E... 13.427 pagine in italiano. Hai capito bene? 13.427 versione per dispositivi soprammobili. Ma che cazzo? Voci in latrina, perché c'è anche la latrina. Io... Lo sapevate? Sapevatelo. Questa poi. E poi molti si chiedono. Se rampeggio a due ore, forse mi sono impallato. Ricarica la pagina, dubbio. Sì, mi sa che si è impallata davvero. Non carica più l'enciclopedia, si è impallato.
No, perché ragazzi, allora adesso io sono vicino anche un po' di passaggio. Ma cos'è che prendono per il culo quelli che vivono in enciclopedia? No, perché adesso io sono passato a Steam e sto scaricando Team Fortress 2. Quindi capite che, visto che la mia connessione fa abbastanza schifo, abbiamo qualche piccolo problema, prima o poi lo risolveremo. Sì, ti compri una connessione decente. In un altro modo, possibilmente. Casa mia c'ho una 18 mega, qua non ne ho neanche 3. Politica di enciclopedia, leggiamo prima politica o politico? Apriamoli tutti e due. Politica, figliolo, una volta appena tutta campagna elettorale. No, che cazzo. Ebbene sì, l'autore di questo articolo dichiara ufficialmente: non ce l'ho fatta, è impossibile, continua, trovare qualcosa da dire su politica che sia più demenziale della realtà stessa. Parlarne normalmente genera così tante idiozie, mettere in crisi le fondamenta stesse in enciclopedia. L'autore si scusa e rimane disponibile per chiunque volesse pulirlo col supplizio e lo sparticulo. Perché qua fanno vedere... No, Obama... No, scusa, Obama di fianco. Andate su enciclopedia e cercate politica, lo immagino, mettiamo, se no mi troppo mi sbatti col montaggio. La guerra è pace. La libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza, viva il grande fratello. Che roba è sta lingua? Russo. Greco. No, russo. Approva questo articolo e a tutti i fedeli sudditi leggere e farlo leggere. Inoltre... Quello lì... No, non è russo, non vedi che... Chi sembra... Di Hitler? È falso. Sì, lo so, è russo falso. Sua eccellenza... Sono caratteri russi messi in modo a somigliare a lettere italiane. Sua eccellenza lo zar Putin primo, prova questo articolo e ordina a tutti i suoi fedeli sudditi leggere e farlo leggere. Inoltre comanda a tutti gli agenti del KGB in missione all'estero e diffonde questo articolo tra le popolazioni del luogo. Oh, ma qua va che è una roba. Ah, eccolo qua il volto buono della politica. Vedi? Questa è la faccia che vediamo tutti i giorni a parlare lassù. Vi do un indizio, non è Berlusconi, però ci assomiglia. Diciamo che forse Berlusconi, per quanto possa sembrare strano, è un po' più peli. Perché qua, queste due chiappe qua che... Poi notare il nome della pagina, Nicole Minetti a Pecore. Questo qua è il nome... È il nome della pagina che c'è su non ci più. Penso che a tutti abbiamo sentito parlare di Colminetti del Sottesi. Chi è? Ma anzi, quello... non lo voglio sapere qua. La non ci più dire, enciclopedia che libera la gola e calma la tosse. Politico. Ops, forse cercavi ladro. È la stessa cosa. Politici. Ragazzi. Singolare politico. Viene la parola greca polis, città, indica coloro che si occupava il governo della cosa pubblica. Cosa sta sempre per roba come prima, no? La figa pubblica. Allora, requisiti minimi e leggibilità per rappresentare i cittadini e il Parlamento. Il curriculum dei politici deve includere: pena la poca credibilità, almeno una condanna non definitiva per furto di villa, avvicinare transessuali sul posto di lavoro, dichiarare e assumere occasionalmente stupefacenti ma non di servizio, essere amico di Mastella. Per poter essere assunto a cariche più elevate, il politico deve avere anche qualche condanna per reati mafiosi / finanziari, un certificato di buona salute sessuale rilasciato dall'andrologo, anche in caso di politici femmine. In alternativa deve presentare almeno un chilo di viagra in supposti. Ma che cazzo di... Mi sa che Berlusconi corrisponde. Io dico sempre che stiamo solo leggendo quella enciclopedia, qualsiasi denuncia noi ci asteniamo. È giusto per un parente qualsiasi disposto a prendersi a colpa la pena per ogni reato che si andrà inevitabilmente a commettere durante la carriera. Ovviamente l'aspirante mafioso, ladro, mascalzone, parassita, drogato e puttaniere. No, è cancellato questo qua, scusate, c'è una riga sopra. Rappresentante del popolo deve risultare sfornito a benché minima traccia di coscienza o rimorso. Ma se io fu. Il bel esempio che ci danno i politici: chiacchierare con prostitute, fottere, cioè offrire soldi agli italiani.
scambiarsi le carte dei Pokémon. Reato secondo la legge 626 sulle malattie infantili. Evadere le tasse, rubare, tirarsi dietro i sgabelli, eccellere nel confronto di interessi, drogarsi, sputarsi in faccia approfittando della presenza di telecamere, sniffarsi a costituzione, farsi i cazzi propri, cioè essere al servizio cittadino, giocare a chi ha la fedina più lunga, rollare, pulirsi il culo con la costituzione, soldi e tasse e faccia i contribuenti, scippare le vecchiette, piangere in miseria con uno stipendio minimo e 1.000 miliardi di euro, votare leggi che ignora i contenuti, comprare 1.000 bustine di zucchero, evitare 16 bombe che sono nel Parlamento. 16, mi raccomando. Ricordate anche 31, cioè 38, 21, 16 e 1.000, mi raccomando. Farsi offrire cena, pranzo, colazione, droga, puttana e trans dagli italiani, aumentarsi lo stipendio, votare leggi che ignora i contenuti. Ma quella è già letta. Eh? Hai già letta? No, non ancora. E chi più ne ha più ne metta, tanto ogni giorno ce ne sono di nuove. Tanto ragazzi, ormai l'Italia... Guarda, c'è uno spoiler! Cazzare in giacca e cravatta. Ma che... qua ci... andate sull'enciclopedia di citate politico, in fondo alla pagina c'è cazzare in giacca e cravatta e ci sono delle foto uniche. Ci sono quelli che hanno la precedenza e qua ci sono tipo Silvio Berlusconi che fa il segno della figa. Non è se quando si tengo le mani così si può. Ma che? Come poi qua abbiamo Mister Padania per Bossi. Salutiamo il grandissimo Bossi che purtroppo suo figlio è stato arrestato. Il trota? Sì. L'hanno arrestato. No, non l'hanno arrestato. Non mi ricordo più. Vabbè, insomma, si è messo ad andare controcorrente, è un salmone adesso. Casini si infila un coso alla bocca. Cos'è che si sta infilando Casini? Sembra un microfono. Poi, questo qua è la sezione in mezzo alle palle. Questo qua è Andreotti che fa il dito medio. Non sembra, vabbè. Poi qua c'è Alema mentre dorme. E qua c'è Bersani mentre ride. Mentre ride dice: noi siamo di sinistra ma anche di destra, naturalmente. Clicca su una categoria per espanderla. Vediamo quelli che hanno la precedenza. Espandiamo questa. Meno male che c'è raccomandato, culattone, no, il medico scusate. Legale è Batman. è Berlusconi. No, Fiorito. Ok, ragazzi. Abbiamo direi di finire qua il video, visto che abbiamo superato il tempo massimo. Ottimo. Quindi, bella a tutti da Wolf. Da Jacopo Mina, tutti i politici e da tutti quelli che abbiamo parlato in questa favolosa trasmissione, compreso il mio prof di fisica, vorrei salutare anche i miei compagni di scuola e tutti gli altri.